Si interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive del Pineto per mano di un notaresco sempre più protagonista del campionato. Finisce 2-1 al Savini per il rossoblù in rimonta sui biancazzurri che per primi erano passati in vantaggio. Cudini fa turnover facendo sedere in panchina Mozzoni, Blando, Bontà e Liguori rispetto al pareggio contro il Francavilla e chiamando in campo di conseguenza la barba di Lollo, Marcelli e Massetti. Amaolo fa invece avanzare Camplone nelle vicinanze di Tomassini per una sorta di 4-4-2 che vede poi Cercelluti e Massa avanzare in fase di possesso. Qualcosa non funziona come al solito nel primo tempo del notaresco. Il Pineto tiene maggiormente la manovra, che vede subito al decimo Cercelluti, servito da Marianeschi, non trovare di un soffio l'impatto con il pallone. I rossoblù rispondono un minuto più tardi. Massetti fa tutto da solo superando Amadio e riuscendo ad andare al tiro dopo una carambola, con la palla che termina di poco alta. La costanza di possesso del Pineto si traduce nel gol del vantaggio dei biancazzurri. Marianeschi va a battere un calcio di punizione prima della mezz'ora. Pomante lo rimette in mezzo, trovando la deviazione decisiva di Di Lollo per infilare il pallone in rete. La risposta del notaresco arriva solo al 35esimo, quando Massetti, da calcio di punizione, trova la traversa a negargli il gol del pari. Prima della fine del tempo, Minella viene ammonito e, diffidato, dovrà saltare il ritorno da ex a Monte San Giusto contro la San Giustese. È un altro notaresco quello che entra in campo ad inizio ripresa e che vede dopo 8 minuti Massetti trovare un pallone col contagiri per Moretti. Fargione però sceglie bene i tempi di uscita e chiude lo specchio della porta all'attaccante rossoblù. Cudini si gioca la carta Liguori al 18esimo, passando di fatto anche lui al 4-4-2, tenendo Moretti e Minella in avanti, supportate dallo stesso Liguori e da Massetti sugli esterni. Il gol è nell'aria e arriva proprio dai piedi di Di Lollo, che al 25esimo trova l'occasione del riscatto, piazzando una precisa traiettoria da calcio di punizione alle spalle di un immobile Fargione. Il Pineto accusa il colpo, mentre il notaresco continua a fare gioco sulle ali dell'entusiasmo ritrovato. E al 35esimo Moretti fa partire un cross su cui Minella si avventa per l'ottavo gol stagionale, ma soprattutto per portare avanti i padroni di casa. La formazione di Amaolo non reagisce e vede il notaresco sfiorare il tris prima della fine del match. Ci pensa Orlando a negare la gioia della doppietta a Minella. Per il Pineto l'occasione del riscatto si chiama adesso impegno casalingo contro il Cesena, mentre il notaresco proverà a continuare la sua marcia nei piani alti della classifica in trasferta contro la San Giustese. Mister, non il solito notaresco nel primo tempo, quello che siamo abituati a vedere con il furore agonistico, poi nella ripresa è stata un'altra musica. Beh sì, oggi all'inizio non eravamo, il primo tempo non siamo stati solidi anche sotto l'aspetto nervoso, sotto l'aspetto agonistico, quindi siamo andati sotto su un'occasione, su un calcio piazzato dove sapevamo che poteva essere un'arma del Pineto, però nonostante il primo tempo siamo stati non belli, secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più, siamo stati più propositivi, abbiamo cambiato qualcosina a livello di modulo. I ragazzi hanno alla fine ottenuto quello che tutti speravamo, che dopo un primo tempo così forse nessuno credeva. Hai fatto un po' di turnover rispetto alla gara contro il Francavilla, e anche decisione logica, visto i 3 impegni nel corso delle 8 gare, hai avuto comunque buone risposte anche da coloro che magari nel primo tempo avevano un po' deluso. Sicuramente sì, non era un fatto di delusione, era un fatto di livello nervoso, di aver recuperato le energie. Abbiamo dato alternative e sono molto contento di chi è andato in campo, al di là del risultato finale, perché alla fine è vero che abbiamo cambiato 3 o 4 elementi, però bene o male le caratteristiche della squadra sono rimaste le stesse e quindi contenti di questo, e ci dà grossa forza mentale soprattutto per andare poi a San Giusto domenica prossima. Il presidente ha detto che adesso qualcosina in più della salvezza comincia a pensare, e tu mister? Ma non voglio essere retorico e mi dispiace rispondere magari sempre alla stessa maniera, però il nostro obiettivo rimane quello. Mister, striscia positiva che si interrompe dopo 3 vittorie consecutive, un primo tempo migliore, il secondo tempo avete un po' accusato il ritorno del notaresco. Sì, è un'analisi esatta, anche se poi il secondo tempo il ritorno del notaresco non è che aveva creato grandi opportunità, perché il nostro portiere non ha fatto grandi interventi, quindi c'è stato, diciamo, l'episodio ha deciso il risultato, penso, per quando ho visto nell'arco 90 minuti il pareggio, penso che era il risultato più giusto, però l'episodio, ecco, ha deciso questo, quindi bisogna accettarli. Sicuramente dobbiamo migliorare in qualche situazione che ci ha costato un po', ecco, la sconfitta oggi. Domenica adesso c'è una gara affascinante da affrontare contro il Cesena, che è candidata alla vittoria finale. Come ci si avvicina il Pineto?
Dobbiamo subito archiviare questa partita e fin da domani preparare la prossima col Cesena, che penso che sia una partita che si prepara da sola, quindi mi aspetto una risposta da parte della squadra e sicuramente penso che avrò una risposta da parte della squadra, perché oggi un po' c'è stata un po' di delusione, ripeto, una sconfitta che non meritavamo.